Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento di Link in questo mercoledì che affronta due tematiche. Sono due tematiche molto diverse, ma capirete perché abbiamo voluto comunque metterle insieme. Nella prima parte di questa puntata, infatti, parleremo di attualità, nel senso di che cosa si sta facendo per sostenere il mondo delle imprese, delle microimprese. Abbiamo infatti l'occasione, quest'oggi vedrete con i nostri ospiti, di parlare dei bandi messi in campo dal GAL Alta Umbria, il gruppo d'azione locale. Sono delle grandi opportunità per le piccole imprese che oggi si trovano ad affrontare davvero tante difficoltà. Parleremo anche di un tema attualissimo come quello delle comunità energetiche in tempi in cui le bollette sono sempre più care, ma nella seconda parte di questa puntata, ricordando che il 7 maggio del 2021 a Gubbio morivano nella esplosione alla Greenvest due operai, un giovane 19enne Samuel Cuffaro e una donna 52 anni Elisabetta D'Innocenti, rimanevano ferite due persone, una di queste gravemente, Alessio Cacciapuoti, che purtroppo poi ha dovuto subire anche un'amputazione di un arto a causa delle ferite riportate dall'esplosione. Ecco, ricordando che è un anno da quell'evento drammatico, anche noi diamo un tributo alla memoria, soprattutto di chi non c'è più, ma anche un monito perché questo non accada, con l'intervista al papà di Samuel Cuffaro, una delle due vittime, e anche l'aggiornamento sulle dinamiche processuali che riguardano ovviamente questo fatto. Proprio in questi giorni infatti c'è stata la chiusura delle indagini. Ma quella sarà la seconda parte della nostra puntata. Ora vado a presentarvi i miei ospiti in studio. Il direttore del GAL Alta Umbria, Matteo Montanari, buonasera e ben ritrovato. In collegamento da Montone, il presidente del GAL Alta Umbria, il sindaco Mirko Rinaldi. Buonasera, presidente. Buonasera. Allora, presidente, parto proprio da lei e parliamo di bandi e nuove opportunità, perché il GAL Alta Umbria ha di recente, mi sembra che il 19 di aprile, ecco, insomma, pochi giorni fa, ha pubblicato due nuovi bandi per le piccole imprese, microimprese, che lavorano nel settore dell'artigianato e nel settore del commercio. Uno di questi bandi si chiama Smart Factory ed è rivolto proprio alle microimprese già costituite operanti nel settore dell'artigianato. Il secondo, Smart Retail, dedicato alle microimprese, anche queste già costituite operanti nel settore del commercio. Nel dettaglio vedremo di che cosa si tratta con Matteo, ma a lei chiedo: microimprese, artigianato e commercio, una scelta che il GAL ha fatto con cognizione di causa? Sì, abbiamo deciso di allargare la platea di questi bandi alle imprese appunto piccole, sia del commercio che dell'artigianato, cioè imprese che hanno con meno di 10 dipendenti, hanno un fatturato inferiore a 1 milione di euro. Questo perché? Perché abbiamo visto in questo momento terribile, no? Prima la pandemia, poi adesso la guerra, quanto è importante per le comunità locali comunque avere gli artigiani, avere il commercio dei nostri prodotti agroalimentari, le piccole botteghe che danno vita, diciamo, ai nostri centri storici. E quindi per noi è da implementare, insomma, questo tipo di aiuti a queste imprese, perché che sono, diciamo, l'ossatura portante delle nostre comunità. E quindi abbiamo scelto appunto di prevedere un bando con un massimale di contributo di 25.000 euro e poi anche con un finanziamento fino al 70%, quindi degli ottimi, diciamo, incentivi proprio per sostenere queste imprese. Ecco, presidente, poi nel dettaglio vedremo esattamente che cosa si può fare, però lei dice: abbiamo scelto dei bandi che aiutassero le piccole imprese e il commercio, che sono un po' l'anima delle comunità, soprattutto dei piccoli borghi. Oggi uno dei grandi temi dei piccoli borghi, lei è sindaco di Montone, tra l'altro, uno dei borghi assolutamente più belli dell'Umbria,
Una delle grandi sfide di questi borghi è proprio quello di sopravvivere, nel senso di mantenere popolazione e quindi attività economiche e commerciali. È una sfida complicata, immaginiamo. Glielo chiediamo come sindaco. Una sfida complicata, però bisogna lavorarci e devo dire che grazie al GAL abbiamo messo in piedi delle politiche proprio d'aiuto anche ai più piccoli. Per dire, stiamo lavorando adesso per aiutare i piccoli comuni e i comuni sotto i 5.000 abitanti appunto alla costruzione delle comunità energetiche, perché con il PNRR usciranno dei bandi che riguarderanno questi comuni, quindi bisogna essere pronti perché anche queste piccole realtà insomma possono avere uno sviluppo nel futuro, ed è diciamo tutto legato questo, perché è legato anche con i distretti rurali, i distretti del cibo. Il GAL Alta Umbria sta terminando adesso di raccogliere le delibere dei comuni che sono per l'80% pervenute, insomma, quindi lavoreremo anche su questo, che è un modo per mettere in rete le nostre produzioni agroalimentari. E di questo ne parleremo tra poco, sia di comunità energetiche ma anche di comunità del cibo, che sono assolutamente una delle eccellenze dell'Alta Umbria. Restiamo però con Matteo Montanari su questi due bandi, uno per l'artigianato, l'altro per il mondo del commercio. Forse ci aiuta anche la grafica, e chiedo alla regia in tal senso di aiutarci per capire a chi sono rivolti, cosa sono questi bandi. Allora, iniziando dal primo dei due bandi, è appunto il bando del commercio. Anzitutto va detto che sono molto simili nei contenuti sia operativi che nel tasso di contribuzione i due bandi. La differenza chiaramente è data dai soggetti destinatari. Partendo dal bando del commercio, diciamo che il bando si rivolge ai soggetti che operano nel settore del commercio, prevalentemente della somministrazione e vendita dei prodotti agroalimentari. Questo ci permetteva la regione nell'ambito del piano di sviluppo rurale, e dunque abbiamo attivato il bando per soggetti che sono titolari di determinati codici Ateco. Voi avete specificato microimprese, sì, diciamo esatto. Cos'è una microimpresa? È giusto così, prima di parlare dei codici Ateco è meglio specificare che il bando è rivolto a microimprese, cioè a aziende con meno di 10 dipendenti e con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. Dunque sono proprio le aziende più piccole e quelle di natura familiare, sono quelle che, come diceva il Presidente, è il nostro obiettivo, quelle che poi sono spesso la spina dorsale dei comuni, ma non solo di quelli più piccoli, anche quelle di medie dimensioni. Per questi comuni, appunto, per queste imprese del settore della somministrazione e della vendita dei prodotti agroalimentari, è stato pubblicato appunto il bando che prevede una contribuzione, questo è giusto dirlo subito perché è la cosa che attira più l'interesse, del 70%. Diciamo subito una cosa. Che è una percentuale altissima. Per le imprese è, penso, la più alta possibile, assolutamente. Diciamo che in alcune zone va al 60% per ragioni proprio dettate anche dalla comunità europea, ma in tutto il territorio delle Gubbino Gualdesi, in tutti i comuni, la percentuale è del 70%. Quali sono queste imprese? Allora, dicevamo, prima di tutto quelle della somministrazione dei prodotti agroalimentari, e praticamente dunque abbiamo incluso i ristoranti e i bar. Poi accanto a questi c'è anche proprio chi fa la vendita, e dunque il discorso si amplia molto, perché abbiamo il produttore, cioè il venditore di frutta e verdura, il venditore di salumi del territorio, il macellaio, cioè tutti i soggetti che commercializzano in prodotti agroalimentari. Per togliere ogni dubbio, comunque, questa è la prima cosa da dire alle imprese. Il bando chiaramente è pubblicato sul sito del GAL, di verificare se i codici Ateco che stanno scorrendo, sì, anche sullo schermo, chiaramente corrispondono a quelli della propria impresa. Il codice Ateco si vede nella visura camerale, tutte le imprese lo sanno, e dunque di verificare subito questo. Se il codice Ateco è corrispondente, se l'azienda è una microimpresa, cioè ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro, può rientrare nel bando.
a questo punto cosa fare? Allora, cosa deve progettare? A esatto, cosa è finalizzato? L'altro aspetto, oltre la percentuale del 70%, che è una percentuale altissima, come dicevamo, c'è la possibilità veramente di attivare progetti di diversa natura. L'ambito di applicazione degli interventi è molto ampio. Si passa dagli interventi, soprattutto materiali, che possono riguardare la riqualificazione della struttura dove si svolge l'attività, dunque anche opere murarie, impianto elettrico. Dovete rifare l'impianto, la vetrina, il pancone. Esatto, vetrina, insegna, il dehors che abbiamo visto nella precedente edizione del bando, ha avuto un gran successo perché in pieno coronavirus le strutture dovete tendevano... rifare l'arredo, anche può essere di seggiole, per esempio, assolutamente, per un bar da mettere assolutamente all'esterno, gazebo e quant'altro. Ma anche i macchinari, una cella frigo, il bancone, è veramente... le opportunità sono molteplici. C'è allo stesso tempo l'opportunità di fare anche interventi di natura immateriale, cioè che possono riguardare la creazione di un sito web o un software particolare per la vendita. Dunque, se andiamo a vedere, effettivamente sono le necessità che tutte le imprese hanno, non solo per ordinario, ma anche per fare un salto di qualità. Per esempio, tra gli interventi ammissibili e che riconoscono anche un punteggio, ci sono tutti quegli interventi che rivolti all'efficientamento energetico, e dunque la possibilità di passare a un macchinario di classe energetica superiore, di montare un piccolo pannello fotovoltaico. Che cosa mi fa passare da un contributo magari piccolo a un contributo fino al 70%? Cosa viene premiato maggiormente? Allora, la percentuale del 70% è fissa. Questo, diciamo, è fissa per tutti, okay, a prescindere dal tipo di progetto. Allora, davvero un'occasione. Sì. L'unica cosa, ecco, questo specifichiamolo subito, c'è un tetto massimo di contribuzione di 25.000 euro, che facendo un calcolo a spanne è un investimento, siccome è il 70%, sui 32-33.000 euro, dunque un buon investimento. È chiaro che l'impresa può fare anche un investimento da 100.000 euro, però essendoci 25 ne prende. Esatto, il resto se lo cofinanzia. E dunque le possibilità di intervenire sono tante. Per aumentare il punteggio e per salire nella graduatoria è chiaro che... quindi avere la speranza e la possibilità di essere finanziati. Di essere finanziati, esatto. La cosa, gli interventi più qualificanti sono quelli sull'efficientamento energetico e quelli anche sull'innovazione, sull'introdurre strumenti innovativi anche all'interno della gestione ordinaria di quello che può essere innovativo l'attività. Sta per informatizzazione, esatto, per esempio per le tecnologie informatiche, l'introduzione di servizi appunto all'interno della struttura che chiaramente si legano alle nuove tecnologie, alle tecnologie informatiche. Oltretutto in questo momento, diciamo, ecco perché parlavamo anche di smart retail, di queste opportunità ce ne sono diverse effettivamente, dunque anche coinvolge, anche avere delle idee particolarmente innovative che in alcuni casi possono sembrare ma forse non si adattano al territorio, in realtà poi essere l'apripista nel territorio può rivelarsi veramente un'idea vincente. Parliamo tra poco dell'artigianato, ma volevo tornare dal presidente. Restiamo su questo commercio, somministrazione, il mondo dell'agroalimentare. L'Alta Umbria è ricchissima, peraltro, di questo settore particolare merceologico dell'agroalimentare, ma per esempio i 2 anni di Covid, quasi 3 a dir la verità, sono stati fortemente impattanti, per esempio anche il mondo del commercio, i bar, i locali, insomma, sono stati costretti a chiusure, lockdown, restrizioni. Qual è il sentimento? Lei che amministra sicuramente ha un po' il polso della situazione, di questo che è un tessuto economico importante, non sono le grandi aziende, però sono quelle che fanno un po' anche l'economia del territorio. Sì, è stata per i ristoranti, diciamo, i bar, è stato un momento bruttissimo, speriamo di ripartire con il turismo. E come Galle comunque volevo ricordare che abbiamo anche fatto altre attività di sostegno alle manifestazioni locali dei comuni, quindi in questi 2 anni, 2021 anche nel 2022, abbiamo messo un budget per promuovere le attività, gli eventi culturali dei territori dell'Alta Umbria, e poi abbiamo anche comunque finanziato i canali social, la promozione dei canali social dell'Alta Umbria, proprio per aiutare questi territori, diciamo, a rivivere anche dal punto di vista turistico e culturale. Però abbiamo anche con la pandemia, secondo me, scoperto quanto è importante avere il negozio piccolo, il negozietto di prossimità, quanto è importante avere le aziende agricole che ci hanno dato, diciamo,
sotto casa comunque gli alimenti. E quindi questo secondo me ci ha servito a riflettere e ad aprire gli occhi un po' a tutti, insomma. Ecco, Presidente, lei ha parlato di turismo e sostegno al turismo, è vero, il GAL ci ha puntato molto. I primi sentori della nuova stagione, cioè la Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, lei che amministra anche un comune a vocazione turistica, che indicazioni vi hanno dato? Si sta muovendo qualcosa? Sta ripartendo una macchina? Sì, diciamo che i dati non erano male neanche l'anno scorso. Noi come Comune di Montone abbiamo avuto nel 2021 43.000 presenze turistiche, che non sono poche vista la pandemia, insomma. Quindi speriamo di ripartire. Come Galla Alta Umbria abbiamo sostenuto anche la manifestazione svoltasi questo fine settimana, l'ultimo fine settimana, Città di Castello, Holly Wine, che insomma ha portato tanti visitatori. Quindi ecco, speriamo che sia un anno buono, anche se anche con questa guerra, insomma, un pochino, come dire, finita una disgrazia, purtroppo ne inizia un'altra, vero? Speriamo che effettivamente possa avere una sua pacificazione. Matteo, il mondo del commercio certo, ma dicevamo il bando Smart Retail seconda edizione vede come seconda edizione vede destinatarie le imprese del settore artigiano. Anche qui ci sono dei codici Ateco da rispettare, però in generale chi mettiamo dentro qui? Allora, ecco, per quanto riguarda il discorso dei codici Ateco, mentre prima sono scorsi quelli del commercio, quelli dell'artigianato è più corposo e sarebbe impossibile. Sì. Sarebbe impossibile, però sono oggettivamente tanti, come dicevamo, ma soprattutto, è chiaro, riguardano chiaramente l'artigianato artistico, ceramica, vetro, legno, tutto ciò che è artigianato artistico, ma siamo andati oltre. L'invito in questo caso è alle aziende veramente di controllare l'allegato o di chiamare il GAL per vedere se rientrano nei codici Ateco, appunto, che abbiamo individuato, ma le possibilità che ci rientrano sono tantissime, perché veramente abbiamo coperto buona parte delle attività delle piccole e medie imprese del territorio. E questo valgono le regole che abbiamo raccontato per il le primo. Regole sono identiche: 70% di contribuzione, tetto di 25.000 euro, investimento minimo, prima non l'abbiamo detto, di almeno 10.000 euro, perché ci deve essere un investimento minimo. Stessa scadenza il 20 giugno del 2022, dunque il bando è simile in tutto, anche per quanto riguarda la parte degli interventi ammissibili, che nel settore dell'artigianato l'innovazione può diventare veramente un elemento fondamentale, non solo per prendere punteggio, ma per fare un intervento veramente di ottimo livello. Abbiamo visto con la precedente edizione del bando alcune aziende con investimenti non esagerati, 20-25 mila euro appunto, hanno acquistato dei macchinari che, a detta proprio degli imprenditori stessi, gli hanno consentito di aprire nuove linee produttive. Dunque è questo l'obiettivo, cioè favorire la piccola impresa artigiano, soprattutto per l'artigianato, sugli investimenti tramite i macchinari, perché abbiamo visto che da quel punto di vista c'è una richiesta di fare un piccolo passo in avanti, acquistare a volte macchinari, attrezzature che consentono alle piccole ditte di aprire nuovi sbocchi di mercato. La cosiddetta svolta. Dalle passate edizioni dei bandi, che risposta c'è del territorio dell'Alta Umbria? Allora, il bando è appena uscito, è questo difficile. Non diciamo, però le precedenti edizioni. No, le precedenti, allora, le precedenti abbiamo avuto, per quanto riguarda il bando del commercio, quell'attuale Smart Retail, 40 risposte, 40 domande presentate. E la soddisfazione è stata portarle tutte alla fine, le stiamo conducendo tutte alla fine, tranne due imprese che hanno rinunciato. Quindi diciamo su 40, 38 a finanziamento? Esatto, esatto. Che insomma non è male. No, non è male. E lo stesso per l'artigianato, meno imprese, 18, e anche là però un paio, tre imprese hanno rinunciato al contributo per diversi motivi. Dunque la maggior parte riusciamo anche a portarle in fondo. A finanziamento. Qual è il territorio che risponde di più? Ci sono molto delle realtà o è molto... Devo dire che su quello del commercio c'è stato, mentre l'artigianato è molto equilibrato, è stato quello del commercio, è stata una risposta più forte nell'Alto Chiascio, forse per una maggiore vocazione turistica.
Esatto, questo potrebbe essere. Presidente, l'altra sfida che bisogna ora affrontare si chiama energia. Sempre di più il tema del rincaro dei costi energetici è il problema sia delle imprese, sia delle famiglie, ma lo chiedo anche in questo caso al sindaco, anche dei comuni, perché anche i comuni si trovano a dover affrontare bollette notevolmente più alte per le scuole, le palestre, le piscine, insomma, quello che dovete gestire nella quotidianità, è corretto? Forse non mi sente il presidente? Mi sì, sente? Sì, è un tema molto... Sì, la sentiamo, la sentiamo. È un tema in auge adesso per i comuni, come Gal, come ho accennato prima, stiamo lavorando proprio per dare una mano ai piccoli comuni, quelli che hanno struttura tecnica diciamo più piccola, a recepire queste opportunità. La comunità energetica è un'opportunità, perché appunto intanto c'è questa idea di comunità che la ritroviamo anche nei distretti del cibo, nei distretti rurali, no? Cioè mettiamoci insieme, insomma, e cerchiamo di aiutarci, perché comunque la comunità energetica è proprio questo: uno mette a disposizione appunto un proprio tetto, un capannone, una palestra, i tetti pubblici, insomma, e la corrente, diciamo, che non produce per se stesso la dà a quelli che fanno parte della comunità. E quindi, diciamo, è importante proprio far capire ai cittadini questa cosa, anche per avere un consumo, diciamo, sostenibile. E quindi come Gallia ci stiamo lavorando e a breve appunto saremo operativi anche per seminare queste idee nei territori dei comuni. Ecco Matteo, l'idea di fondo di questo progetto Infieri, di una comunità energetica, quale può essere? Quello di mettere insieme sia pubblico che privato? Qual è l'idea di fondo? La comunità energetica è un soggetto che può essere costituito da un partenariato pubblico-privato. Come diceva il Presidente, un passo per volta, siamo partiti dai comuni, ma non è che sarà limitato ai comuni, per cercare, come ha detto il Presidente, appunto abbiamo gettato il seme per favorire la costituzione nei vari comuni, soprattutto nei piccoli, delle comunità energetiche. Chiaramente per fare questo ci stiamo... Facciamo un esempio per i nostri telespettatori, cosa potrebbe nascere, dicendo che è solo un esempio empirico, insomma per il momento non c'è ancora nulla da scritto. No, perché ancora il soggetto che sta collaborando con noi, che ha le competenze chiaramente specifiche, ancora non ha iniziato, diciamo, tra virgolette, il giro dei comuni con i quali appunto collaborerà. Però l'idea, per esempio, potrebbe rispetto a un'installazione fotovoltaica esistente in un comune per la palestra, supponiamo, ampliarla, ma coinvolgere nell'utilizzo di quel pannello solare più soggetti che possono essere o un'impresa o un residente. Diciamo, un io sono un comune, una palestra, sul tetto ci metto un pannello fotovoltaico, produco energia. Siccome parte me ne avanza, la condivido con i soggetti che entrano a far parte della comunità energetica. Questo l'obiettivo, ne parlavamo anche col Presidente, è chiaro che anche nei piccoli comuni esistono a volte grandi imprese con impianti fotovoltaici di grossa dimensione e che veramente parte d'energia viene sprecata, tra virgolette. La costituzione della comunità energetica, che poi altro non è che un'associazione, cioè supponiamo l'impresa X, il comune X e il condominio Y firmano un accordo, creano un'associazione tra di loro e ripartiscono appunto i costi, ma soprattutto l'utilizzo dell'energia tra loro tre, cioè praticamente l'energia non va dispersa, l'energia prodotta da quel pannello solare, dunque siamo veramente a sostenibilità totale. E non solo, su questo ci sono fondi pubblici provenienti anche dal PNRR, giusto Matteo? Ecco perché, lo diceva infatti prima il Presidente, ci siamo attivati con un certo anticipo, perché gira voce, insomma, pare che verso settembre arriveranno i finanziamenti per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Sono già partiti per le imprese agricole, i famosi tetti rurali, ma partiranno a settembre anche proprio quelli per gli enti e per le altre imprese. E arrivare pronti con una comunità, come ha detto il Presidente, un'aggregazione di persone che sa già che c'è questa opportunità,
quel punto diventa più facile anche fare l'investimento. E dunque, ecco, arrivare e per il Galla bando... in tutto questo ha un ruolo di coordinamento. Cosa farà? Coordinamento, scoordinamento e soprattutto collaborazione con la società competente che abbiamo individuato e collaborerà con noi per trasferire la conoscenza, cioè cosa è la comunità energetica, come si costituisce e anche valutare proprio insieme dunque ai singoli comuni l'opportunità di installare nuovi impianti fotovoltaici, perché diciamolo chiaramente, per carità, l'Umbria è abbastanza virtuosa, ma ancora siamo come tutti un po' indietro. Dunque i bandi saranno l'opportunità per creare lo strumento, i pannelli fotovoltaici, però arrivandoci già con il concetto di comunità energetica, chiaramente sarà più facile accedere al bando, tra l'altro, e sarà più facile ottimizzare i risultati dell'impianto grazie alla condivisione, non solo appunto delle spese, ma la condivisione dell'energia che appunto viene usufruita attraverso l'impianto. Presidente, state lavorando anche a delle comunità del cibo, cosa sono? Qual è l'idea? Anche qui è l'idea di, cioè noi siamo un territorio dove ci sono tante produzioni agroalimentari, no? L'idea era quella comunque di legare queste produzioni con il territorio, appunto con la comunità, e quindi fare un distretto, anche qui non tanto distretto del cibo, noi abbiamo scelto il distretto proprio rurale perché è quello che ci permette di legare queste imprese con appunto le attività che si svolgono all'interno dei comuni. Faccio un esempio concreto, anche qui abbiamo visto che gli ultimi bandi del PSR, anche della Regione, ma anche dello stesso GAL, riguardavano appunto eventi e con all'interno le produzioni, c'erano molto legate le produzioni agroalimentari dei territori, dei comuni, quindi intanto è un modo per diciamo creare un soggetto pronto a partecipare a dei bandi che possono essere appunto regionali, sia anche bandi ministeriali, ma soprattutto è quello di mettere a rete un territorio anche con le eccellenze agroalimentari che abbiamo visto che funziona, insomma, anche con i turisti e con arricchisce una comunità e il turismo della zona, insomma. Diciamo che è tutto legato anche, cioè, cerchiamo di far riscoprire il senso della comunità che è una ricchezza dei nostri territori, è una peculiarità che ci può portare, diciamo, ad un futuro migliore. E questo è auspicabile. Matteo, le eccellenze agroalimentari dell'Alta Umbria, a me viene in mente il tartufo, ma immagino che ce ne siano moltissime e che sono rivolte agli abitanti dell'Alta Umbria, ma anche al turismo. Cosa chiede il turismo, per esempio? Questo il GAL lo ha intercettato? Beh, in questo senso è l'occasione per parlare di uno dei progetti che abbiamo realizzato, che è quasi stato il primo passo verso le comunità del cibo. Abbiamo fatto un bando proprio per creazione di partenariati tra comuni e imprese agricole. Uno dei progetti presentati è stato dal Comune di Gubbio, che ha fatto capofila da 6 comuni, è il progetto TAUT, Terre Alta Umbria, e proprio al quale partecipano appunto 6 comuni e 40 imprese, con un obiettivo ben specifico di valorizzare sul territorio, ma anche nei confronti dei turisti, le produzioni agroalimentari. E come? Perché oggi l'enoturismo, ma in generale il turismo gastronomico funziona moltissimo. È fondamentale, ma anche chi viene in Umbria ha questa pretesa. E dunque creare delle iniziative, come appunto stanno facendo il Comune di Gubbio e gli altri comuni partner col progetto TAU, le iniziative nel quale il prodotto agroalimentare o è protagonista o comunque è presente, è funzionale, perché ormai il turismo è fortemente identitario e anche quello legato all'Umbra è legato a un ambiente sano e dunque anche a un'alimentazione sana e soprattutto a prodotti agroalimentari di alto livello. E la soddisfazione in tutto questo è che proprio il progetto TAU è stato selezionato dal Ministero come buona prassi, l'abbiamo presentato infatti in un incontro via Zoom a livello nazionale pochi giorni fa insieme al Comune di Gubbio, perché proprio sta riscuotendo successo, perché veramente il prodotto tipico di questo territorio, carni, formaggi, ma anche verdure, sta veramente attraverso questo progetto, cioè il progetto sta valorizzando le produzioni non solo nei confronti del territorio, ma anche nei confronti dei turisti. Dei turisti, e questo ci sembra che poi insomma sia il secondo obiettivo da raggiungere. Esatto. Ultima domanda, ma provocatoria, ma quando le imprese conoscono il GAL?
Cioè, molte volte ci sono delle opportunità che, per esempio, il GAL mette in piazza, ma la domanda è: le imprese, il territorio, i cittadini le conoscono queste opportunità? Le imprese sì, me ne sono reso conto soprattutto negli ultimi anni. Oggi abbiamo avuto la presentazione del bando di cui stiamo parlando. Adesso alla Confcommercio abbiamo presentato il bando e anni fa a questi incontri venivano 3-4 persone, veramente. E oggi? E oggi la sala era piena. Che c'era vuol dire tanti questo? Vuol dire due cose. Prima di tutto che stiamo anche uscendo da un periodo difficile, c'è interesse per ripartire, ma vuol dire probabilmente anche che i nostri bandi, non solo grazie al GAL, ma anche grazie all'attività di diffusione che fanno comuni e associazioni di categoria, iniziano ad essere conosciuti. Le imprese ormai li conoscono. E questo ci sembra già un grande successo da sottolineare. Presidente, noi la salutiamo, Mirko Rinaldi, per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. Credo che il lavoro che si fa per i territori poi ripaga. Magari non immediatamente, ma alla lunga ripaga, no? Perché davvero il vostro è un lavoro fondamentale di supporto, coordinamento, consulenza, quindi chiedete al GAL, che il GAL vi risponde. Sì, approfitto tanto per ringraziare la trasmissione per l'invito e per ringraziare comunque tutta la struttura del GAL, perché sono l'ossatura di tutto questo, quindi ringrazio i dipendenti, il direttore e anche l'intero CDA, che voglio ricordare che è composto da Matteo Bartolini, Marina Gasparri per la CNA, Matteo Bartolini per la CIA e Giancarlo Acciaio per la Confcommercio. Perfetto, li ringraziamo anche noi attraverso le sue parole. Grazie Presidente per essere stato con noi, grazie anche a Matteo per essere stato con noi, grazie al quale a voi. Chiedo di aspettare qui con noi in studio il tempo utile di fermarci per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con la seconda parte di questa trasmissione dedicata a un anno dalla tragedia a Gubbio di Canne Greche. E allora la seconda parte di questa puntata non poteva non essere dedicata ad un evento drammatico che esattamente un anno fa colpì le coscienze e i media nazionali. Parliamo della esplosione a Gubbio il 7 maggio del 2021 della Greenvest, o meglio alla Greenvest, un'azienda che si occupava di produzione di cannabis light. In quell'occasione morirono due persone, altre due rimasero ferite, una di queste purtroppo con conseguenze permanenti. C'è stato proprio in questi giorni un momento di svolta, diciamo così, nelle indagini, perché la Procura di Perugia ha chiuso di fatto le indagini e quindi sono 5 le persone alle quali sono state notificate le carte della chiusura delle indagini. Si andrà presumibilmente per loro ad un rinvio a giudizio e dunque a processo. E allora facciamo proprio il punto sullo stato delle cose da un punto di vista giudiziario per poi riascoltare un'intervista che davvero un pugno nel cuore. La procura presso il Tribunale di Perugia chiude le indagini sull'incendio scoppiato un anno fa alla Greenvest di Gubbio, dove morirono due operai, Samuel Cuffaro ed Elisabetta D'Innocenti, e rimasero gravemente ferite altre due persone, Kevin Dormicchi e Alessio Cacciapuoti, quest'ultimo minorenne all'epoca dei fatti, costretto a subire, a seguito delle ustioni riportate, l'amputazione di una gamba. Sale a 5 il numero di persone indagate e alle quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oltre ai fratelli Murat Gabriele e Maria Gloria e ai fratelli Rossi, Alessandro e Luciano, si aggiunge una quinta persona. Si tratterebbe di una persona legata comunque a una delle due società, la Greenvest e la Green Genetics, collegate tra loro, che si occupavano di coltivazione, produzione e commercio di cannabis light a scopo terapeutico. A loro carico si aggrava anche il quadro accusatorio, perché i reati contestati di omicidio, lesioni e incendio passano da colposi a dolosi, con omissione di cautele per la prevenzione degli infortuni. Secondo
Secondo la procura, infatti, si è ritenuto configurabile il dolo, sia pure eventuale, piuttosto che la colpa, vista la particolare gravità dell'attività svolta. Contestate agli indagati anche la violazione della legge sugli stupefacenti e la detenzione illecita di cannabis, nonché la cessione di esse, ritenendo che l'attività di manipolazione svolta presso l'edificio di Canne Greche fosse non consentita e quindi inidonea a considerare il prodotto come cannabis light. Per la procura, infatti, la tecnica di lavorazione della cannabis per abbattere la percentuale di THC e renderla light era stata inventata da uno dei soci che, privo di qualsiasi competenza tecnica e scientifica, senza alcuna autorizzazione, praticava il lavaggio della cannabis in lavatrici ad ultrasuoni, utilizzando nelle stesse lavatrici il liquido altamente infiammabile di tipo pentano. Lo stesso surriscaldamento durante il lavaggio del mezzo generava pericolo di incendio, considerando la tipologia di idrocarburo molto sensibile al cambio di temperatura. Nel corso delle indagini, la Guardia di Finanza ha anche rinvenuto un pacco segnalato come stupefacente presso la filiale di una società di spedizioni, ma proveniente dalla società titolare e destinato ad una tabaccheria laziale. Il contenuto non è ritenuto dalle autorità cannabis light, proprio per la tipologia di trattamento non autorizzata e sperimentale, una tipologia che era stata anche pubblicizzata online e che aveva attirato l'attenzione di coltivatori e produttori per la sua originalità. Con l'avviso di conclusione delle indagini si apre con ogni probabilità la strada del rinvio a giudizio e di un successivo processo che a questo punto vede aggravata la posizione degli attuali indagati. Un'eventuale pena minima per un omicidio colposo va dai 2 ai 7 anni, per un omicidio doloso si parte dai 21 anni. Da parte dell'avvocato Ubaldo Minelli, che difende la famiglia di Samuel Cuffaro, il 19enne morto nell'esplosione, c'è apprezzamento per l'operato della procura che, con l'aggravamento del quadro accusatorio, ha di fatto confermato le violazioni poste in atto nell'opificio di Canne Greche. Un fatto drammatico, e chi viene colpito da fatti drammatici certamente poi lo ricorderà a vita. È il caso del papà di Samuel Cuffaro, il ragazzo di 19 anni che è morto insieme alla collega Elisabetta Di Innocenti in quel tragico 7 maggio del 2021. Noi abbiamo avuto modo di incontrare il papà di Samuel, Gaetano, una persona di grande dignità che ovviamente vede distrutta la propria famiglia e vede anche distrutto il sogno di vedere il proprio figlio crescere e realizzare le proprie aspirazioni. Proprio nell'occasione del 1° maggio, infatti, sul palcoscenico del concerto del 1° maggio a Piazza San Giovanni a Roma, la canzone scritta da Samuel Cuffaro, che era innamorato della musica, era uno scrittore, voleva forse sfondare in quel mondo, è stata cantata in una riproduzione dei suoi amici e è stata presentata al pubblico del 1° maggio di Piazza San Giovanni come la canzone di un ragazzo che purtroppo non ha fatto in tempo a realizzare i propri sogni. Noi vi riproponiamo l'intervista che abbiamo realizzato a Gaetano Cuffaro e che abbiamo mandato in onda ormai qualche mese fa. Questa intervista è stata realizzata nel novembre del 2021, quando ancora non c'era la svolta, diciamo così, con la chiusura delle indagini. Ve la riproponiamo perché a nostro giudizio è piena di tanta, tanta umanità, quella che oggi, anche nel ricordo di quella tragedia, non bisogna dimenticare. Gaetano, lei è il papà di Samuel. Samuel è scomparso purtroppo lo scorso maggio nel terribile incidente alla Green Genetics a Gubbio. Ci dice da quanto tempo Samuel lavorava in questo luogo? Samuel era un ragazzo che sin da come ha compiuto i suoi 15-16 anni amava, in poche parole, avere la sua, diciamo,
libertà economica, gli piaceva in poche parole avere quei soldi in tasca che lo facessero divertire, e in poche parole ha sempre cercato di trovare un piccolo lavoretto che gli consentiva di avere quei pochi soldi per essere indipendente. Da quello che mi risulta era da un annetto a questa parte che andasse a lavorare per questa ditta. E come l'aveva trovata? Cioè aveva scelto questa e non altre, oppure era l'unica cosa che aveva trovato? Allora, Samuel aveva trovato questo lavoro tramite mio nipote, che mio nipote lavorava a sua volta sempre per la stessa ditta. E avevano bisogno di operai al campo per coltivare la canapa, per creare impianti di irrigazione, per lavorare il terreno. E siccome mio figlio era amante tanto della natura, era amante degli spazi liberi, e ha accettato volentieri. Cosa ricorda di quel 7 maggio? Guardi, io mio figlio lo avevo visto il giorno prima e mi ha detto, dice: papà, guarda, dice, adesso passa Alessandro, stasera vado a dormire da lui. Ho detto, dico: Alessandro, va bene, puoi andarci, dico, Samuel, da Alessandro, non ci sono problemi, però dovresti farmi un favore. Ancora me lo ricordo bene, stavano entrando in macchina quando gliel'ho detto, dico: guarda, dovrei fare la denuncia dei redditi, se per favore mi porti il tuo CUD che dovrei inserirlo con il mio. Mi ha detto, il mio nipote mi ha detto, dice: guarda, zio, me l'hanno dato a me, quando arriva a casa glielo do a Samuel e poi te lo riporta. Questo CUD l'ho ritrovato nello zainetto di Samuel, che aveva appoggiato lì vicino alle scale dove è successo il fatto. Che cosa ricorda di quel giorno quando le hanno detto dell'incidente? Guardi, io sono stato avvisato sempre da mio nipote, che mi ha chiamato, stavo consegnando, io faccio l'autotrasportatore, e stavo consegnando a Pietralunga, stavo ritornando a casa. E mio nipote mi chiama e mi dice: guarda, zio, dice, è successo una tragedia, dice, dove lavorava Samuel è saltato tutto in aria. Dico: ma che cosa è successo, Alessandro? Dice: zio, è saltato tutto in aria. Ma Samuel come sta? Mi ha detto, dice, Samuel non se ne sa niente, né di Samuel né di tutti gli altri. Dice: per favore vieni subito, dice, qui è pieno di polizia, dice, carabinieri, vigili del fuoco, ci sono tutti, dice, per favore vieni subito. E mi sono subito recato lì al posto con mia moglie. Sono arrivato a casa, ho posato il camion e sono subito andato lì nel posto. È cambiato tutto in pochi minuti? È cambiato tutto in pochi minuti, sì. Avevamo, non lo so, un po' di speranza, tanto quando che siamo arrivati e mia moglie ci stringevamo forte la mano dicendo, dice, guarda, dice, sicuramente adesso lo tireranno fuori. E adesso lo tireranno fuori, però passavano i minuti, alla fine sono passate pure qualche oretta, è passata e niente, ci hanno dato la triste notizia che Samuel era morto. Lei che idea si è fatto? Insomma, è una tragedia che poteva essere evitata? Io penso proprio di sì, poteva essere evitata. C'erano sorte delle irregolarità, penso che chi di dovere, chi ha in un certo senso portato fuori questa irregolarità, doveva intervenire molto più rapidamente e nello stesso tempo, in poche parole, magari mettersi a cooperare con tutti gli altri organi, che possono essere organi a livello, che le posso dire, ASL, a livello comune, per in un certo senso capire se questi signori che stavano operando e che in poche parole si erano trovate delle irregolarità avessero tutto a posto. Questo non è stato fatto per niente. Questo le crea ancora più... Che tipo di sentimento? Rabbia, perché se uno in un certo senso ci sono delle cose che non vanno, bisognerebbe agire immediatamente, non bisogna aspettare che succedano queste tragedie per poi poterle alla fine piangere. Non si deve arrivare fino a questo punto. Lei ha sentito una vicinanza della città, delle istituzioni o non so di che cosa, insomma...
pensa che in qualche modo ci sia stata solidarietà nei confronti della sua famiglia e chiaramente anche della famiglia di Innocenti, che vive lo stesso suo dramma? Riguardo a questo le posso dire una cosa. Io quasi 30 anni che abito a Gubbio. Il lavoro che faccio mi porta ad avere, diciamo, di conoscere tantissime persone. Tantissime persone che, in poche parole, anche prima che succedesse il fatto, mi hanno sempre stimato, come io ho stimato loro. Però in questo caso, dopo che tanti hanno saputo che, in poche parole, ero stato io il disgraziato a subire questa grande sciagura, io devo dirle che la gente mi è stata così tanto vicina, mi ha portato così tanto calore, che in poche parole mi hanno dato anche una grande mano per superare questo grande momento, questo brutto momento. Il giorno del funerale, Sua Eccellenza il Vescovo, parlando del caso di Samuel, ha fatto insomma una sorta di mea culpa della società. Dice: non ascoltiamo abbastanza questi ragazzi. A volte ci parlano, ci chiedono di poter avere un lavoro dignitoso, un lavoro correttamente retribuito, un lavoro correttamente formato. Noi non li ascoltiamo, siamo una società che non ascolta. Crede che sia una delle responsabilità della morte di Samuel, una società che non sa più ascoltare questi ragazzi? Penso proprio di sì. Mio figlio, guardi, ha scritto un po' di canzoni e lo ribadisce spesso e volentieri in queste canzoni che lui ha scritto. Si dà più valore al Dio denaro, al potere, che in poche parole veramente alle esigenze di questi ragazzi che crescono e spesso e volentieri non sono supportati da gente che ha molta più esperienza e che dovrebbe in un certo senso cercare di indicargli una strada. Questo non viene fatto. Che cosa voleva fare Samuel da grande? Samuel allora amava tanto la musica. Dicevo anche all'avvocato prima che, in poche parole, forse era, diciamo, da qualche anno che incominciava, non aveva incontrato forse la strada che poteva veramente aiutarlo a sfondare. Tanto che anche io, non è che qualche volta glielo dicevo: Samuel, guarda, dico, la musica è bella, tu devi farla, devi continuarla, però sappi che, in poche parole, in questo mondo, dico, ne sfondano, dico, uno ogni 100.000, dico, speriamo che il fortunato sia te, ma guarda che è così come dice papà. Però lo lasciavo fare perché, in poche parole, era la sua passione. Si chiudeva in cameretta, scriveva e cercava in un certo senso di trovare le strofe giuste per le sue canzoni, tanto che, in poche parole, se uno ascolta una canzone di Samuel sente che è toccante di quello che dice, e poi tocca tantissimo il presente, quello che stiamo passando. Come diceva lei, i ragazzi, in poche parole, sono un po' spersi, non hanno guide. Gli amici di Samuel hanno dato vita ad una delle canzoni di Samuel, l'hanno musicata, l'hanno cantata, in qualche modo lo hanno fatto rivivere. Sì, l'hanno pure pubblicata su Facebook, hanno fatto rivivere mio figlio. Lo hanno fatto rivivere. Sono dei ragazzi che, in poche parole, erano sempre assieme e stavano crescendo assieme, e in poche parole stavano un po' entrando nella vita di adulti, e lo stavano facendo con tantissima dignità. Ragazzi che io penso che, come tantissimi altri, avevano dei sogni e volevano raggiungerli. Io gli auguro a questi ragazzi che, in poche parole, questi sogni che hanno li realizzano non solamente per loro, anche perché, vedendo loro, io vedo mio figlio vivo. Nessuno le restituirà più Samuel,
E questo è purtroppo la certezza che abbiamo. Però che cosa vuole? Cioè, se lei oggi vede domani, cosa vuole? Io vorrei, prima di ogni cosa, augurare a tutti i papà e tutte le mamme di questo mondo, a tutti quelli che hanno una famiglia, di cercare di non passare quello che ho passato io. Non si dovrebbe augurare una cosa del genere neanche, penso io, neanche gli animali. Vuole giustizia? Sì, quella sì. Quella sì, perché togliendo un essere umano dalla vita, togliendo un essere umano della sua... mio figlio era molto attaccato alla vita. Samuel era attaccato. Samuel ogni giorno programmava quello che doveva fare. Io penso che togliendo la vita a un ragazzo del genere, chi lo ha fatto e ha delle colpe dovrebbe pagarla. Dovrebbe pagarla. Dovrebbe pagarla. E spero che questo succeda. L'intervista è forte, l'intervista è davvero un pugno, perché di fatto Gaetano, nella sua semplicità ma anche nella sua immediatezza, ci restituisce il peggior spettro che un genitore possa avere del suo futuro, l'idea di doversi separare dal figlio prima del tempo. È innaturale che un figlio muoia prima di un genitore, o quantomeno non è nella linea logica delle cose. Che poi questo avvenga in un tragico incidente che forse poteva davvero essere evitato, rende questo spettro che ognuno di noi, ogni genitore ha, ancora più pesante, ancora più angosciante. Di una malattia, seppur terribile, alla fine ci se ne fa forse una ragione. Di un incidente avvenuto così come è avvenuto, è davvero difficile farsene una ragione. C'è una cosa bella di Samuel che resterà: il suo amore per l'arte, per la musica. Lo abbiamo detto, la sua canzone pubblicata post mortem dai suoi amici è stata cantata sul palco di Piazza San Giovanni a Roma nell'occasione del 1° maggio, forse uno dei palcoscenici dove un giovane sognerebbe davvero di esibirsi. Bene, lui l'ha fatto, seppur in contumacia. Noi quella canzone ve la facciamo sentire a chiusura di questa puntata di Link, con il servizio di Fabrizio Ricci realizzato per Collettiva, che è andato a incontrare gli amici di Samuel, è andato a raccontare la storia della canzone di Samuel. Eccoci nel posto in cui Samuel registrava. Questo è lo stanzino e questo è il microfono che ha utilizzato anche per registrare la canzone The Grudge, che da oggi, a 5 mesi dal suo decesso, è finalmente fuori. Questo posto per noi rappresenta tante cose. Prima di tutto è il posto in cui lavoriamo, il posto in cui esercitiamo le nostre passioni, un posto in cui ci identifichiamo e quasi una seconda casa. Per noi come lo era per lui. Mi incazzo per le cicatrici perché non si sanificano. No, capisci il significato? No, ma intanto ti criticano. Siamo sempre più sfranti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di farci vedere, farci sentire dalle persone, che è quello che ha sempre voluto anche Samuel, quindi cogliendo anche il suo messaggio. Noi andiamo avanti facendo questo per sensibilizzare le persone riguardo quello che è successo, quindi anche una
una lotta politica, anche perché il rap è nato come genere di protesta, quindi per sensibilizzare sul lavoro, un assalto frontale politico e soprattutto per usare l'arte e la musica come metodo di aggregazione e solidarietà tra le persone in questo periodo in cui si educa l'individuo a stare da solo, a isolarsi, ecco. In questo testo, come in altri testi che lui ha fatto, è come se parlasse di quello che è accaduto e di quello che continua ad accadere ogni giorno. Devi essere un avido o per niente empatico ad uccidere tutta sta gente, ma non gli interessa niente, adesso un cazzo. Questa è una lettera che ho scritto per mio fratello mentre ero a casa, che come tutti i giorni pensava a lui. Eccola, finalmente è uscita la tua canzone. So che sei fiero di questo e io sono fiera di te. So che sei con noi e sei felice per quello che sta per succedere. La tua voce e il tuo ricordo è tutto quello che è rimasto. Grazie a te non la dimenticheremo mai, nessuno di noi. E anche chi non ti conosce può sentire la tua voce, che rimane nel cuore e nella testa. Vi prego, aiutatemi tutti insieme e cerchiamo di far volare questa canzone fino a farla arrivare lassù, fino a lui. Scrivo, quando sto tra la gente sto zitto come un mimo. Penso che per soddisfare sta scimmia mi serve più di un chilo. Ho un po' d'amore anche se lo schivo.